abbiamo fatto cenno questa mattina appunto al terzo mandato rilasciato Putin dai russi, così quantomeno sembrerebbe, e naturalmente noi per parlarne abbiamo interpellato e lo ringraziamo il nostro riferimento massimo nella persona appunto del direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno direttore. Dunque, faccio proprio riferimento all'ultimo numero di Limes, protocollo Iran, perché mi leggo anche ad un'intervista rilasciata da Putin prima delle elezioni a Ezio Mauro, ancorché ad altri direttori editoriali e di giornale. Intanto, caro direttore, cosa vuol dire questa terza elezione di Putin e le modalità che l'hanno caratterizzata? Vuol dire che la Russia per il futuro prevedibile è ancora affidata a questo zar che nel 2000 prese il potere in una fase in cui sembrava che la Russia stesse per fare la fine dell'Unione Sovietica, cioè per disintegrarsi, e ha saputo rimettere insieme i cocci di quell'impero. Dall'altra parte, dopo aver raggiunto questo risultato fondamentale, Putin non sembra, almeno per ora, in grado di fare il passo ulteriore, cioè di modernizzare la Russia, di aprirne il sistema economico e politico. La Russia è ancora uno Stato che produce gas, petrolio e poco altro. Facevo riferimento a un'intervista rilasciata appunto da Putin a vari componenti e responsabili dell'editoria mondiale, nella quale lui diceva appunto che Brogli no, non è vero, dice io vengo a ricevere ciò che spontaneamente i russi mi rivolgono, e poi ha detto tutte tante altre cose, non so se lei l'abbia letta, ma immagino di sì, ecco appunto, eccetera, eccetera. Parla di Monti come di un kamikaze che comunque sta lavorando bene, insomma dice tante cose, ma soprattutto l'Iran, caro direttore, ecco, lui dice l'Iran deve avere la sua forza militare nucleare, ma deve essere controllata da importanti organismi internazionali. Ma che vuol dire questo? No, dunque, da quello che ho letto, in realtà lui dice che l'Iran può avere un sistema atomico civile, non militare. Il civile, sì. Sì, beh, sì, se no sarebbe... No, perdoni. Cioè. No, ma per carità, il fatto è che in realtà tra l'atomico civile e l'atomico militare è una differenza di quantità, non di qualità, cioè si tratta, adesso vi risparmio le tecnicalità, ma si tratta di una sequenza, non di una posizione. E quindi se l'Iran sviluppa oltre un certo limite il suo sistema atomico civile, potrebbe in teoria poi dotarsi della bomba, ed è quello che preoccupa gli israeliani e anche una buona parte del resto del mondo. E qui veniamo all'ultimo numero di Limes, protocollo Iran, operazioni coperte e venti di guerra nel Golfo, conto alla rovescia in Siria, l'atomica persiana minaccia o pretesto. È di nuovo a rischio questa polveriera, direttore, e soprattutto la vicenda siriana? Ma certamente è a rischio, perché Israele si è spinto molto in là nel minacciare l'intervento militare per cercare di stoppare il programma iraniano. D'altra parte tutti gli israeliani per primi sanno che non è possibile stopparlo in modo definitivo, quindi una guerra, cioè un attacco preventivo all'Iran per bloccare il suo programma atomico, significa forse ritardarlo di qualche mese o qualche anno, ma non assolutamente bloccarlo. Quindi è una impasse che può finire anche abbastanza male se non si trova una via di un compromesso, di un negoziato serio, che non si trova perché le parti non si fidano l'una dell'altra. Leggo che mezzi militari, soprattutto americani, presidiano quest'area da tempo e sarebbero pronti anche ad un intervento. È remoto, direttore, o no? Ma gli americani non credo che abbiano un grande entusiasmo di un'altra guerra adesso in un anno elettorale, ma non dipende solo da loro, dipende da Israele, che spesso si muove di testa sua e poi costringe gli americani a seguirli, oppure anche può dipendere da una provocazione iraniana. E inoltre c'è l'ipotesi più, se vogliamo, anche scandalosa, che la guerra scoppi per caso, perché c'è una tale presenza di mezzi militari in quell'area che basta un sergente impazzito per fare scoppiare una grande guerra.
È vero, anche un banale episodio. Direttore, non posso sottrarmi da coinvolgerla. Speravo che si sottraesse, No, in realtà. non posso, direttore. La sua opinione è anelata da me perché sono fra coloro i quali stanno dubitando, ma mi dica. Anch'io dubito. Dubito, devo confessare, con una simpatia anche umana nei confronti di Luis Enrique, che mi pare un personaggio, direi, sincero, e anche con una sua purezza d'animo che ha coinvolto anche almeno finora la squadra. Il problema, temo, è che il suo sistema di gioco può funzionare solo con dei campioni e per un periodo limitato di tempo. Con dei giocatori, alcuni mediocri, altri francamente meno che mediocri, il rischio è enorme. Insomma, non si può prendere ogni 20 partite, insomma, non ogni 20 partite, ogni due partite quel gol con il centromediano metodista che contemporaneamente è anche stopper, che perde la palla e lancia l'avversario in porta. Insomma, mi pare che c'è proprio un problema di sistema di gioco. Io ricordo la Roma del secondo scudetto, che, come lei ricorda meglio di me, faceva due ruoli in uno con Vierchowod, Certamente, certamente. ma una cosa era Vierchowod, una cosa sono Heinz e Juan, insomma. Certo. E poi Vierchowod giocava centrale, invece noi mettiamo i due centrali che fanno il terzino destro e il terzino sinistro, e De Rossi che fa praticamente tre ruoli in mezzo. Insomma, è una cosa molto, molto, diciamo, idealistica, che forse può funzionare nel Barcellona, ma insomma, nemmeno il Barcellona gioca così. Infatti, secondo lei è convinta la società di ciò che sta dicendo in queste ore, e fa bene a dirlo, vale a dire blindare l'allenatore, dire che non si parla Intanto vorrei neanche. capire che cos'è la società, perché come ha detto De Rossi nella conferenza stampa, ancora devo capire chi è il presidente. Ciò detto, siccome i presidenti mi pare che siano Baldini e Sabatini a stringere, Sì. per loro è una questione anche. Arriva Abbiamo dopo. recuperato Eccolo qua. il direttore, eccolo, direttore Chiedo Caracciolo. scusa, è caduta la linea. Assolutamente, assolutamente. Eravamo rimasti appunto alla società, da chi è rappresentata questi presidenti, eccetera, no? Ecco, appunto, vorrei capire esattamente chi comanda, forse non lo sanno nemmeno loro. Comunque chi comanda di fatto, cioè Baldini e Sabatini, mi pare che non possano dissociarsi da Luis Enrique senza perdere la faccia, quindi Certo. credo che lo terremo a meno di clamorose sconfitte fino alla fine, ma ho anche l'impressione che a un certo punto la squadra, se non già ora, non lo possa più seguire, perché chiede ai giocatori cose che non sono in grado di fare, temo. Certamente, certo, vabbè. Staremo a Ma vedere. mi dica lei No, come la no, vede. so, sono, sono, io sono, guardi, sono stato fra i più ferrei e ferventi sostenitori, convinti, convinti. Credo che quest'uomo abbia due difficoltà. Non è un allenatore vincente, credo che gli manchi il quid, indipendentemente dalla bontà, dei suoi, teoremi, eccetera, eccetera, però non è un vincente. E due, io credo che non possa comunque far bene in un campionato come il nostro, dove al minimo accenno di disagio ti castigano. Ma tutti, cioè non è che lo fa il Milan o lo fa il Siena, no? E quindi non vai da nessuna parte. Ciò non E toglie. quindi Montella. E quindi, beh, ma guardi, io fra l'altro sono fra quelli che si è battuto il petto perché ha detto a suo tempo che aveva bisogno di qualcosa di nuovo e diverso la Roma, di Montella. A questo punto però è semplice perché Montella sta facendo benissimo, le dico meglio Montella. Le dico meglio Montella, cosa che ho pensato anche ieri vedendo appunto Inter e Catania. Però staremo a vedere, adesso bisogna vedere, perché vede, direttore, la società sconfessando Enrique sconfessa se stessa, nel È senso che ovvio. Baldini e Sabatini si mettono in gioco con l'Asturiano. Sì, Certo. questo è il problema. Ma staremo a vedere. Intanto a lei infiniti ringraziamenti e Grazie a molto. lei, grazie a Grazie, lei, grazie a grazie voi tutti. al direttore di Limes, Lucio Caracciolo.